Ancora buongiorno ai telespettatori di Eventi Sicilia, questo è l'appuntamento del mattino con Focus, la rubrica di approfondimento oggi dedicata all'agricoltura. Ieri sera, come sapete, a Palazzo Iacono c'è stato questo importante incontro convocato dal sindaco Giovanni Moscato per parlare in primis di emergenza virosi e di emergenza maltempo, ma chiaramente anche di molto altro. Vado subito a presentare i miei ospiti di oggi, che sono l'onorevole Pippo Di Giacomo, buongiorno. E naturalmente il sindaco Giovanni Moscato. Buongiorno. Allora, sindaco, partirei proprio da lei, che ha indetto questo incontro alla luce anche di quello che è successo la settimana scorsa, ma non solo. Facciamo il punto: chi era presente, quali sono stati gli argomenti principali? Sì, noi abbiamo deciso di fare questo tavolo, i tre sindaci, diciamo, di questa zona, quindi io, il sindaco di Acate e il sindaco di Santa Croce. E abbiamo invitato tutta la deputazione regionale Iblea e oltre a questo anche il dottor Carpenzano, ispettorato dell'ispettorato agrario e gli ispettori del centro fitosanitario, nonché il dottor Balloni che è il presidente regionale dell'Ordine degli Agronomi. Perché l'argomento non è soltanto politico ma è soprattutto tecnico, stiamo parlando di una fitopatia, di una fitopatia che appartiene alla virosi, che da tanti anni è presente nelle nostre aziende agricole, ma che ogni anno cambia, muta, si trasforma, diventa sempre più forte, sempre più difficile da combattere. Pare addirittura, ieri lo abbiamo appreso insieme all'onorevole Di Giacomo, che questo sia un virus che si trasmette geneticamente alle nuove generazioni degli insetti, quindi è complicato andare a combattere una virosi del genere. Pare che sia la stessa virosi che l'anno scorso ha già devastato le campagne del Trapanese, almeno questo ci è stato detto ieri, quindi già dall'anno scorso esiste questo tipo di fitopatia che noi oggi non siamo riusciti a bloccare. Una fitopatia che tra l'altro è diversa rispetto a quelle della zucchina, eccetera, eccetera. Quindi il problema è complesso proprio dal punto di vista tecnico. E su questo noi ci siamo interrogati ieri. Ieri è stato un tavolo assolutamente di confronto per capire insieme quali possono essere le linee da un punto di vista preventivo e da un punto di vista del ristoro dei danni. Allora, dal punto di vista preventivo bisogna dire intanto tutti ci siamo resi conto che il centro fitosanitario ha bisogno chiaramente di personale in più, abbiamo appena un ispettore che dovrebbe fare tutta la nostra zona e significa prevenzione, significa controllo, significa analisi, di fatto impossibile. Poi significa alzare il livello di protezione, quindi significa anche alzare il livello di conoscenza della fitopatia e quindi dei rimedi possibili e immaginabili. Ed è per questo che abbiamo deciso insieme, ma veramente è stata una richiesta comune, di spostare il tavolo di crisi a Palermo, perché è chiaro che è Palermo che deve adesso aiutarci, è Palermo che deve adesso intervenire anche per mezzo di accordi tecnici con l'università, perché, ripeto, è una fitopatia nuova che va studiata, va affrontata anche scientificamente, perché altrimenti noi nei prossimi anni ci troveremo punto e da capo. Detto questo, ci siamo anche resi conto che occorre intervenire su quello che è le assicurazioni, quindi il piano agricolo assicurativo, perché è vero che la virosi viene vista tra le fitopatie assicurabili, ma è anche vero che dobbiamo trovare delle soluzioni, perché queste assicurazioni non coprono il totale delle nostre serre, perché ad esempio quelle costruite in legno non sono assicurabili, hanno dei costi, un premio assicurativo molto alto e oggi con la crisi commerciale che abbiamo diventa complicato anche pagare l'assicurazione, quindi ci sono tutta una serie di ragionamenti che vanno fatti seriamente, perché quello che è successo non succeda più. E dall'altra parte c'è il problema quello più grosso, cioè quello dell'immediato ristoro di chi ha subito dei danni da questa virosi, perché il 70% della nostra produzione è stata estirpata e i nostri produttori dovranno rimpiantarla se ne hanno la forza. Beh, lì qui ognuno deve fare poi la propria parte. Noi nel nostro piccolo abbiamo già messo a disposizione, facendo un accordo con i consorzi fidi, 20.000 euro per ogni produttore che ne faccia richiesta tramite consorzi fidi e il comune sarà garante degli interessi, questo è quello che noi possiamo fare.
È chiaro che il fondo di solidarietà, quello che c'era per le calamità, oggi è sempre più ristretto, sempre più esiguo, e quindi sarà complicato anche capire se è possibile un ristoro per i nostri, quindi un risarcimento per i nostri produttori, ma questo è l'assessorato regionale che deve, sotto questo punto di vista, farci capire. Però è stato un incontro importante perché ci siamo resi conto, ad esempio, che il centro di ricerca applicata di Contrada Perciata una volta per tutte deve funzionare. Il centro nasce anche per questo tipo di incombenze e di fatto non ha mai funzionato. Una struttura che è lì, una cattedrale nel deserto, ancora in perfette condizioni tra l'altro, però bisogna intervenire. Bisogna credere nella ricerca, bisogna sviluppare, non possiamo più essere colonizzati dalle ditte sementiere che richiedono 50-60 tipi di varietà nelle nostre campagne, creando frammentazione anche commerciale e non solo. E quindi ci sono tutta una serie di problemi tecnici, concreti, che vanno affrontati. Bene, Sindaco, abbiamo fatto un attimino il punto sulla riunione. Onorevole, a questo punto l'appello che parte dalle città, dai comuni, dalla terra, arriva direttamente alla Regione, perché la piattaforma rivendicativa, come detto, si sposta su Palermo. C'è la virosi, c'è il maltempo, ci sono le gelate, la siccità, c'è veramente di tutto. È un quadro catastrofico. Da dove si comincia la Regione? Da dove può cominciare a risanare questa situazione? Intanto la Regione sta investendo miliardi di euro sull'agricoltura siciliana, non milioni, miliardi di euro. Il piano di sviluppo rurale conta misure, una uscirà proprio da qui a qualche giorno, per centinaia e centinaia di milioni che andranno a sostenere le attività agricole e imprenditoriali di migliaia e migliaia e migliaia di produttori. Quindi ci siamo. Quale altra regione d'Europa sta investendo miliardi di euro in agricoltura? Risposta: nemmeno mezza. La Sicilia è il numero uno in questa classificazione per gli investimenti dei fondi comunitari. Ciononostante, insomma, noi siamo i primi a renderci conto che ci sono alcune distorsioni del sistema. Calamità naturali, maltempo, eccetera, vanno protetti attraverso procedure assicurative. Può piacere, anche a me non piace l'assicurazione obbligatoria dell'auto. Anche a lei probabilmente non si alza la mattina il sindaco, non tutto contento che deve andare a pagare l'assicuratore, però è un obbligo. Ci possiamo fare nulla. E però nella fattispecie la Regione Siciliana copre l'80% dei costi di assicurazione, perché nella mia, come dire, deontologia morale non mi piace prendere in giro le persone, non mi piace promettere quello che non si può ottenere. Tuttavia però, insomma, la richiesta di uno stato di calamità è una procedura che certamente si può fare. Ricordo qual è la tempistica e quali sono i vari step. La delibera di governo, se ne ritrova nel riscontro delle condizioni, vedremo a Palermo, deve deliberare la proposta dello stato di calamità che viene fatta propria dal governo nazionale e deve essere ratificata dalla Commissione europea. Fatta questa operazione qui, poi si sta ad attendere esiti a volte molto lontani nel tempo e non sempre poi alla fine con le adeguate coperture finanziarie. Quindi ieri si è discusso appunto di questo, fermo restando questa iniziativa che si può portare avanti, parliamo invece di cose serie. Le cose serie sono rispetto a processi preventivi, lo diceva il sindaco, di ricerca, con coinvolgimento delle comunità scientifiche più importanti, le università, anzitutto le università, per cercare di affrontare seriamente un problema antico, un problema che si perde nei decenni. Non se ne sta cominciando di certo a parlare adesso. Non è nato ieri tutto questo.
non è nato ieri, ma certamente se un problema di questo genere si innesta in quello che lei diceva, lo stato difficile, come dire, per certi versi catastrofico dell'agricoltura siciliana, soprattutto per le imprese più piccoline, insomma, quelle che stentano maggiormente a fare prevenzione e a seguire protocolli all'interno della loro azienda che possono consentire di tamponare o debellare il fenomeno. Quanto pare le imprese più attrezzate da questo punto di vista, insomma, sono toccate meno dal fenomeno. Quindi, insomma, e sono quelle più grandi, quelle che resistono, sì, maggiormente, quelle associate. Sì, sì, e questo è, come dire, un problema atavico. Anche questo non è un problema che abbiamo scoperto ieri sera o stamattina. C'è un esercito di piccoli produttori che è più esposto, come dire, a varie turbolenze. Una di queste è appunto la virosi, altre turbolenze riguardano temporali, intemperie e quant'altro, altre turbolenze riguardano i rapporti con l'istituto di credito, eccetera. Questo è un grande problema, forse il grande problema dell'agricoltura. All'interno di un contesto generale, che è un contesto nazionale, non regionale, della scarsa remuneratività delle attività agricole nel settore dell'ortofrutta, insomma, che è stato l'oggetto di un intervento, c'era anche il sindaco Moscato a Verona, del ministro dell'agricoltura, che ha indicato come il problema dei problemi quello della scarsa remunerazione delle attività, diciamo, della filiera ortofrutticola. E quindi anche questo è un problema di così vasta portata che io le confesso che sono stato anche sorpreso, perché pensavo che la scarsa remuneratività era solo un fatto locale, un fatto nostro, è un fatto nazionale, diciamo, ecco, su cui si sta studiando, si sta cercando di prendere provvedimenti che spero, come dire, vengano presi velocemente, perché implicano tutta una serie di iniziative, perché mentre discutiamo il malato muore. Onorevole, lei prima diceva che la Sicilia è una delle regioni che sta investendo di più in agricoltura, forse quella che sta investendo maggiormente. Perché il produttore non ha però questa percezione? Cosa si blocca nella filiera? Ma no, nella filiera non si blocca assolutamente nulla. I problemi che, oltre, diciamo, ai normali intoppi di carattere burocratico, amministrativo, l'impugnatura di un bando rispetto a un altro, insomma, questo è fisiologico. Speriamo che questa volta le procedure siano sempre più rapide e sempre più veloci. Si blocca per queste ragioni, o meglio, non soddisfa alcune parti del mondo dell'agricoltura in cui l'imprenditore non è in condizione di poter utilizzare quella misura perché la propria azienda è stata condotta in uno stato semicomatoso e quindi la sua struttura non è pronta a, come dire, mettere su una progettualità che è alla base dell'utilizzazione del fondo. Questo è il problema più grave. Sindaco, tornando all'incontro di ieri sera, c'è stata anche qualche polemica relativamente ai partecipanti, però diciamo che da questo punto di vista lei era stato molto chiaro su quelli che erano i soggetti che dovevano prendere parte all'incontro, almeno a quello di ieri sera, poi magari ci sarà spazio per confronti più ampi. Ma su questo non vi è dubbio. Guardate, no, ieri abbiamo affrontato il problema, credetemi, dal punto di vista soprattutto tecnico, soprattutto per capire insieme ai tecnici cosa si può fare nell'immediato, senza fare passerelle, senza fare comizi, senza fare false discussioni. E sin dall'inizio abbiamo deciso di fare questa riunione tecnica con chi può portare la nostra voce del territorio a Palermo, cioè con i nostri deputati. Non c'era alcun motivo di fare assemblee con decine e decine di associazioni di categoria, le quali alcune sono quelle che gridano più forte per poi farsi capire che sono i difensori della categoria. Non serve, dobbiamo risolvere il problema. C'è un tavolo di crisi e noi vogliamo spostare a Palermo e questo è il risultato dell'incontro di ieri, che è stato un incontro sereno,
tecnico, importante, come forse da tanti anni non si avevano in provincia, perché qui i problemi vanno affrontati una volta per tutti. Dopodiché un'associazione si è lamentata, perché le altre ci siamo sentiti in questi giorni spiegando le situazioni e hanno anzi assolutamente accettato questo modus operandi. Un'associazione che ieri è venuta, tra l'altro senza né invito né altro, ha fatto la solita polemica inutile, tra l'altro difficile anche da spiegare, perché siamo stati molto gentili a spiegare. Qualcun altro ha fatto la polemica perché voleva entrare a tutti i costi, tra l'altro poi è entrato, perché tra l'altro è anche intervenuto all'incontro. Quindi spesso queste occasioni diventano per i nostri detrattori motivo di opposizione, motivo per fare politica. Però guardi, io in questo momento devo cercare di risolvere il problema della virosi. Quando vorrò mettermi in mostra o mettermi la medaglia di cartone, lo farò, non mi mancheranno occasioni. Capisco che per loro ormai le occasioni si sono finite e quindi ogni occasione è buona per fare una polemica. Qui c'è l'onorevole Di Giacomo, ieri siamo stati gentilissimi e correttissimi nei confronti di tutti, ma se è una riunione dove sono invitati soltanto alcuni soggetti, non si può pensare di alzare la voce e di entrare a tutti i costi per dire poi che cosa? Il nulla. Per dire che cosa? Cacciuoni sordi, la dico esattamente come l'hanno detto loro, non funziona. Guardate, io ieri ho letto delle cose assurde sui social, veramente, che siamo mussoliniani, che non abbiamo fatto entrare la gente, qualcun altro che propone, che ci vuole, facciamo un fondo di 10 milioni di euro, 8 milioni li mette la regione, 2 milioni li mette il comune. Guardate, questa è la classica demagogia che da 40 anni accompagna questa città nel mondo dell'agricoltura e che da 40 anni non ha risolto un problema dell'agricoltura in questa città. La demagogia io la lascio agli altri, io devo cercare di risolvere il problema e sto cercando di farlo con i rappresentanti del Parlamento siciliano. E come si va avanti adesso? Quale sarà la prossima tappa? Ci saranno già altri incontri in settimana? Ma intanto abbiamo chiesto subito di spostare il tavolo alla regione, quindi penso che già oggi l'onorevole Di Giacomo, ma questo potrà spiegarlo meglio lui, che andrà a Palermo, penso che chiederà un incontro urgente con l'assessore regionale Cacrolici. Quindi da lì iniziamo poi questo tavolo tecnico, ma di rivendicazione. Nel frattempo le associazioni di categorie verranno interessate, si discuterà, vedremo quali sono anche le proposte che loro hanno. Però c'è una fase del dialogo, c'è una fase di rivendicazione, c'è una fase del confronto. Non si può pensare sempre che ogni assemblea sia composta da 1.000, da 2.000, da 3.000 persone, perché quelle sono le classiche assemblee, e guardate, ne ho fatte tante nella mia vita politica, così come di consigli comunali aperti, che non hanno mai portato al risultato, ma che è stata soltanto una passerella. Siccome il problema è serio, perché i nostri produttori sono con le pezze al culo, scusatemi, e sono a terra, io non mi posso permettere di fare demagogia, non mi posso permettere di giocare, non mi posso permettere di invitare professori che poi sono sponsorizzati dalle case dei fitosanitari. Non è così. Io sono il sindaco di questa città, di 63.000 abitanti, di un territorio che è in grave crisi. Io su questo devo lavorare e devo chiedere aiuto ai rappresentanti istituzionali, cioè ai miei deputati. Sindaco, ma per avere un'idea del problema di cui stiamo parlando, l'emergenza virosi nello specifico, è stato snocciolato qualche dato ieri sera, la percentuale dei produttori coinvolti? No, perché non c'è, sotto questo punto di vista, la esiguità delle forze del centro fitosanitario, dell'ispettorato agrario, non ci permette neanche oggi di capire quanto è grave il problema, la reale portata dei metri quadrati, degli ettari, delle aziende colpite. Sappiamo però che la virosi sta colpendo tutte le aziende, chi più, chi meno, e dai dati che noi abbiamo, ma sono dati percentuali, diciamo, quindi grossolani, dovremmo essere sul 60-70% della produzione. Quindi oltre la metà? Sì. Assolutamente oltre la metà. E quindi, onorevole, diventa veramente urgente convocare questo incontro e coinvolgere l'assessore regionale all'agricoltura. Sì, però devo dire questo, ieri è stato argomento anche posto dal sottoscritto in modo abbastanza energico. Noi abbiamo bisogno di dati che siano quanto più aderenti possibile allo stato dell'arte. Perché dire che la virulenza dell'infezione abbatte il 60-70% in alcuni casi la produzione è una cosa che ci dà il senso di un allarme, quindi giustifica
la mobilitazione a tutti i livelli per vedere quello che si può fare, però è alquanto aleatorio. Noi abbiamo bisogno di dati come dire, più attendibili, ed è stato mandato ieri agli uffici come dire, di verificare anche in termini statistici che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo, anche perché poi se abbiamo bisogno di quantificare il danno non possiamo dire ma forse che cosa? Cioè, noi dobbiamo sapere quante serre, quanti metri quadrati, quanti ettari, quella percentuale della, che anche, cioè, la politica è anche una cosa seria, sembra un controsenso, no? Perché la gente prende a pesci in faccia la politica, ma le pare indifferente sapere se questo è stato un danno da 5, da 10, da 30, da 2 milioni? Che cosa poniamo che ci fosse una cassa già aperta per ristorare chi ha avuto il danno, chi lo ha certificato, in quali termini? Ecco, noi dobbiamo essere però persone serie, diciamo, e affrontare in modo serio percorsi, perché insomma, no, non rimanga nelle nostre iniziative quel velo di demagogia che poi è la cosa che irrita maggiormente, cioè la gente si irrita per essere presa in giro, non per, deve avere almeno la sensazione che ce la stiamo mettendo tutto in modo serio. Quindi questa è la ragione per cui ieri è stato raccomandato agli uffici, quando si farà questo tavolo tecnico politico a Palermo, di venire documentati per prospettarci, come dire, se c'è un danno materiale per un ciclone, per un evento atmosferico devastante, anche se tu vai lì una settimana dopo, 10 giorni dopo, fotografi quello che è accaduto, fai una relazione su quello che è accaduto e il danno risulta quantificabile, facilmente quantificabile. Dobbiamo cominciare a fare questa operazione, ed ecco la ragione del potenziamento dell'ispettorato, anche per questo tipo di cataclisma, per questo tipo di disastro che avviene all'interno della serra. Quindi questa è una raccomandazione che abbiamo fatto ieri, speriamo di poter avere riscontri un po' più precisi. Onorevole, lei ovviamente è un deputato regionale, quindi mi permette di parlare di agricoltura a 360 gradi, perché in questo momento mi viene in mente anche il problema delle arance colpite dalla tristezza, mi viene in mente anche quello che sta succedendo con i carrubi. È veramente un quadro desolante. La Sicilia, che da sempre trae dalla terra la sua ricchezza, sta vedendo questa terra attaccata su tutti i fronti. La scarsezza del prodotto oleario quest'anno. L'olio, certo. Vabbè, poi lì andiamo. La modestia del prodotto vitivinicolo. Certo. C'è una tempesta perfetta che si addensa. Non siamo gli unici però, non dobbiamo piangerci addosso e quant'altro. Cioè questo tipo, come dire, di combattimento tra l'uomo, la natura, eccetera, è una cosa antica, non è una cosa che è nata in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni. Il punto fondamentale è questo, lo diceva il sindaco e lo ribadisco con forza. Abbiamo bisogno di combattere queste sopravvenienze, non c'è nessuno che ci dica da questo momento in poi non accadranno più, o se fai questo, va bene, si debella una volta per tutte. Non è così, non è per la malattia dell'uomo, ahimè, non è nemmeno per la malattia delle piante. Quello che è necessario invece è che vengano attivati a pieno regime i nostri centri di ricerca. I nostri centri di ricerca, perché quello può essere un supporto importante e funziona per le piante come funziona per gli animali e per gli uomini, dove l'80% di un progetto di benessere per il corpo umano qual è? Quello della prevenzione, perché se mi ammalo e mi ammalo gravemente, sì, probabilmente guarirò, ma la batosta l'ho presa. La prevenzione invece, sapere prevenire, no? Il mio mal di dente, no? la mia alimentazione e quant'altro mi consente di arrivare più in forma possibile alla malattia o mantenermi sano. Quindi il concetto di prevenzione è un concetto che è stato affermato potentemente ieri sera, anche con forza, no? Provocando anche un qualche
come dire, accensione del dibattito, però credo positiva, insomma, perché non stavamo parlando di interessi personali, stavamo parlando degli interessi dell'agricoltura. La prevenzione si fa a due, io che te la propongo e te la organizzo e tu che la fai. Io ti mando la lettera per lo screening del tumore del colon o del seno, tu però ci devi andare, se non ci vai è grave. E quindi anche questi processi, come dire, informativi, preventivi, devono essere messi in campo perché possono avere, come dire, nei tempi medi dei risultati importanti. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura, onorevole, a questo punto aspettiamo notizie da Palermo. Sì, io stamattina stesso mi metterò in contatto con l'assessorato per costituire a Palermo velocemente, urgentemente un tavolo tecnico e poi ovviamente ne darò informazione al sindaco che sarà colui il quale insomma poi diramerà gli inviti, dirameremo insieme gli inviti per poter dare la sensazione di interessarci velocemente dell'argomento, ma anche in modo, voglio dire, modo serio. Chiaramente abbiamo parlato essenzialmente di virosi, ma questo riguarda anche il maltempo, i danni da maltempo. Ma certamente. Giusto? Perfetto. Sindaco, in chiusura, 30 secondi, cosa vogliamo dire ai produttori che ci stanno guardando in questo momento? Dobbiamo essere molto concreti. Noi stiamo lavorando con questo tavolo di crisi sulla virosi, ma non è un problema che verrà risolto in un giorno. Non c'è una soluzione semplice, non c'è una soluzione facile e quindi noi dobbiamo essere molto onesti nei confronti dei nostri agricoltori. Io sono stanco della demagogia, delle speculazioni, della politica fatta con le urla. Qui bisogna risolvere il problema una volta per tutte. Questa terra vive già troppi problemi, non abbiamo bisogno di scontri sociali, abbiamo bisogno di persone che si siedono a un tavolo e cercano di risolvere i problemi grazie anche ai produttori. Quindi il problema della virosi è un problema gravissimo che ha colpito le nostre aziende, ma la soluzione non è semplice. Grazie all'onorevole Pippo Di Giacomo, deputato regionale, e grazie al sindaco di Vittoria Giovanni Moscato. Grazie. Buon a voi. Lavoro, perché grazie, buongiorno. Ne avete veramente bisogno. Grazie a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento con Focus e con Eventi Quotidiani per domani mattina. Buona giornata.